Come premessa per lo studio della storia del Novecento bisogna parlare di due fenomeni che sono strettamente collegati, per così dire, all'esplosione della potenza, della volontà della potenza dell'Europa, degli Stati Uniti, del Giappone e dell'impero zarista, ossia il colonialismo e una variante, o meglio, la continuità del colonialismo europeo che è l'imperialismo. E che cosa succede? Il colonialismo è una cosa di vecchia data, si può vedere le sue prime mosse in un certo senso fino dalla fine del 400, quando si scopre la possibilità di attraversare l'Atlantico, viene scoperto un nuovo continente, come è noto Colombo cercava una via per andare a Oriente, trova un nuovo continente che diventerà poi l'America. Non è Colombo che dà questo nome, è un tale, Amerigo Vespucci, che aveva le case di famiglia in quel di Peretola, presso Firenze, e il quale è arrivato per secondo, per così dire, essendo cartografo, stabilirà che non si tratta delle Indie, ma si tratta di un altro continente, e questo continente sono le Americhe, da Amerigo, che era il suo nome, perché semplicemente non si sapeva cosa fosse questo quarto continente, e stabilirono i cartografi di allora di chiamarlo col nome non di Colombo, ma di quello del secondo arrivato che, per così dire, aveva capito si trattava di un nuovo continente. E lì inizia l'avventura, per così dire, del colonialismo, prima spagnolo, poi portoghese, subito dopo francese. Si dice che Francesco I abbia detto ai suoi uomini di fiducia: mostratemi il testamento nel quale Adamo, primo uomo, impedisce alla Francia di partecipare a questa spartizione del mondo e io in qualche modo acconsentirò. Quindi dopo i francesi poi arriveranno gli olandesi, gli inglesi e via via tutte le altre potenze. Solo c'è una differenza tra colonialismo e imperialismo. L'imperialismo che si sviluppa dagli anni 70 dell'Ottocento, che questo è l'oggetto, per così dire, del nostro interesse, è un colonialismo diverso perché intervengono in maniera massiccia e prepotente gli stati. C'è certamente un retroterra di secoli dietro tutto questo, però stavolta si tratta di una questione molto diversa. Si tratta di costruire un modello coloniale diretto dagli stati e di costruirlo non in una società di antico regime come poteva essere quella di Carlo V, di Francesco I, o del re del Portogallo o della Repubblica olandese, si tratta del 600, si tratta di costruire un tipo di colonialismo molto diverso. Perché? Perché entrano in maniera prepotente gli stati, sono gli stati, i grandi stati, che indirizzano gli investimenti privati, in qualche modo quelle delle compagnie. Sono i grandi stati che devono costruire le grandi infrastrutture di allora, devono portare lì non più degli eserciti mercenari a soldo delle varie compagnie delle Indie, i famosi sepoi della Compagnia delle Indie Orientali Inglesi erano soldati al servizio della Compagnia delle Indie Orientali Inglesi. Qui si tratta invece di portare degli autentici eserciti professionali, di portare in questi territori colonizzati soldati, burocrati, ufficiali, in qualche caso anche personale qualificato, agronomi, specialisti, coloni molto spesso, e in qualche modo mettere su questi vasti territori che venivano in qualche modo occupati dalle potenze europee e in qualche modo partecipavano a questa spartizione anche i giapponesi, i russi che erano sotto l'impero zarista e gli statunitensi, portare in qualche modo, per così dire, la loro dimensione di potenza nazionale. Questo voleva dire costruire in quei territori le infrastrutture della civiltà industriale, come le ferrovie, i porti, le strade, le caserne, i quartieri residenziali per i coloni e soltanto per i coloni, dai quali i colonizzati erano esclusi, spesso con un ordinamento o regolamenti apertamente di stampo razzista. Costruire opere pubbliche di vario tipo. Perché? Perché la colonia diventava in qualche modo un'appendice, una parte
dello Stato. E questo aveva anche una dimensione molto particolare, perché aveva una dimensione di trasformazione, e di trasformazione anche brutale, perché ovviamente che cosa si cercava di ottenere dalle colonie? Si cercava di ottenere dei vantaggi, e questi vantaggi voleva dire, in qualche modo, trasformare la vita di questa gente che viveva in questi territori. Voleva dire quindi costringere le popolazioni locali a fornire forza lavoro a basso prezzo, vuol dire sfruttarli, vuol dire spesso in maniera quasi servile, costringerli a ricorrere al mercato, che era ovviamente imposto dalle cannoniere, dagli eserciti delle potenze coloniali, e costringerli ad accettare come mercato di sbocco di prodotti industriali, delle merci che provenivano da fuori, che loro per un motivo o per un altro non erano più in grado di produrre, perché o non potevano o non erano in grado di affrontare la concorrenza di prodotti industriali a basso prezzo, e perché in qualche modo il fatto di occupare un territorio permetteva allo Stato, che esercitava il dominio coloniale, anche di organizzare imponenti commesse militari e occasioni per lucrosi appalti per imprenditori che volevano cimentarsi nella costruzione di veri e propri stati. Già, perché se andiamo a vedere questo interessante manuale in uso nelle scuole medie superiori, che è di questa storia del presente, di Giovanni De Luna, Medici e Alberoni, leggiamo una cosa molto interessante a proposito delle colonie. Leggo: una tra le differenze più significative tra il vecchio colonialismo ottocentesco e il nuovo imperialismo fu l'invenzione di stati nazionali in territori, come quelli africani, alle cui tradizioni quella forma di organizzazione istituzionale era estranea. Viceversa, quasi tutti i paesi dell'uomo bianco si ispiravano allo stesso modello statuale e tutti credevano che fosse il migliore possibile, cosicché esportarlo anche nei domini coloniali veniva considerato un elemento cardine della loro missione civilizzatrice. Lo Stato liberale ottocentesco, fondato sui principi ideologici del liberalismo, era definito dalle seguenti caratteristiche: un territorio omogeneo, racchiuso all'interno di confini naturali e geografici facilmente riconoscibili, una sovranità, una totale indipendenza accettata da tutti gli altri paesi della comunità internazionale, una dimensione abbastanza vasta da permettere uno sviluppo economico autonomo e un'unica costituzione e norme giuridiche valevoli per tutti i cittadini, così da garantire la certezza del diritto, la possibilità per i cittadini di vedere tutelati i fondamentali diritti civili e politici. Dal 1880 al 1900, con l'eccezione degli USA, stati di questo genere esistevano solo in Europa. Per il resto, o si trattava di vecchi imperi multinazionali sopravvissuti alle epoche storiche che li avevano generati, la Cina, la Persia, l'impero ottomano, ma anche la Russia e l'impero asburgico, o erano stati come quelli dell'America Latina, nei quali la democrazia politica esisteva solo formalmente, violata continuamente da dittature militari. Cosa succede? Succede, come si può vedere da questa cartina dell'Africa, che popolazioni che assolutamente non avevano elementi in comune, in virtù di degli accordi tra potenze coloniali e soprattutto di un accordo in particolare, quello del Congresso di Berlino del 1884, questi popoli diversi per costumi, per tradizioni, per abitudini, talvolta addirittura per religione, si trovano accorpati entro dei confini che non sono i loro confini, sono i confini stabiliti dalle potenze europee che hanno occupato i loro territori e che in qualche modo hanno deciso che popolazioni, tribù, genti completamente diverse dovessero essere associate in un'unica realtà territoriale che doveva rendere conto in qualche modo o che era espressione di un dominio coloniale, e questi dovevano in qualche modo avere il loro inno, la loro bandiera e essere fedeli a una madre patria che stava, per così dire, da un'altra parte. Così popolazioni che stavano fra il Mediterraneo e l'Africa centrale si trovano sotto il dominio francese, rappresentato in questa cartina da questo colore viola. Popolazioni molto diverse tra loro, come vedete la cartina verde segnala una parte della Libia e una parte dell'Africa orientale, in realtà qui l'Etiopia ovviamente qui non è un po' un abuso, in realtà l'Italia aveva questo territorio e questo ancora non l'aveva preso, popolazioni molto diverse, gli egiziani e gli Zulu, pensate un po', si ritrovavano sotto l'impero inglese, le popolazioni del Congo si ritrovano sotto il dominio personale, ci torneremo, di Leopoldo II, e così via. Di fatto
l'Africa, ma anche, come vedremo, l'Asia e altri territori del mondo, in Oceania, verranno, per così dire, spartite a tavolino fra le potenze coloniali di allora, che diventano potenze, che sono già potenze imperialiste, che decidono, per così dire, di costruire i loro stati e di costruire una cartina geografica del mondo che corrisponde non agli interessi di chi vive in quei territori, ma agli interessi propri. E decidono anche che in qualche modo questo territorio, che è diviso secondo le loro regole e per i loro interessi, debba anche in qualche modo rapportarsi con l'economia di mercato e con le leggi che loro intendono imporgli. E come vedremo, questo, come presto ora dirò, ha anche delle conseguenze, perché tratterò di un caso specifico.